Direi che forse qualcun altro si aggiungerà, però possiamo immaginare, grazie a Sornieves che è qui con noi questa sera e ci aiuterà nella riflessione, aggiungiamo un altro tassello al nostro percorso. E cominciamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, Sornieves, a te la parola. E grazie. Dovresti accendere il micro, ecco. Già sta serio. Già sta, ahí está. Voglio togliere questo. Acá, mette la hoja ahí. Ecco. Questo non lo vedono loro, no? Yo creo que sí. Prima di tutto, volevo chiedere se voi vedete quello che io ho davanti scritto o non lo vedete. Sì, lo vediamo. Lo vediamo. E come si fa per non vedere? Per non farlo vedere? Va bene. Devi togliere la connessione, la condivisione dello schermo. Ah. Se vuoi la tolgo io. Sì, togliela tu. Bene. Prima di tutto un caro saluto e come di solito dicono e si dice con verità, grazie per l'opportunità di riflettere e di pensare delle cose che a quelle che stiamo in questo mestiere ci va bene riflettere, perché forse con il fare tante volte dimentichiamo il riflettere e l'entrare dentro. In questo senso grazie. E in un altro senso non tanto mi sono trovata nei tempi buoni per preparare questa cosa, perché fisicamente non sto molto bene dopo di aver subito l'ictus, però non vengo qua a fare le lamentele. Vengo sì a dire che sono contenta che avete assegnato a me questo tema, perché ci credo tanto nella necessità di riflettere su noi stessi. Perché siccome a priori noi ci dedichiamo, diciamo fra virgolette, o forse senza virgolette, a fare del bene, e tante volte questo ci autorizza a fare il bene, tanto bene, e senza mettere tanto, tanto pensiero e tanto autocritica. Forse io, vi lo dico già in anticipo, mi eccedo, no? E nel fare delle domande, non vuol dire che dovete rispondere. Io durante questo incontro ho tante domande che possono essere o non essere risposte, tenute in considerazione o non tenute in considerazione. Questo io lo lascio. E voglio chiedere davvero tanta scusa per il mio italiano. Io ogni volta che mi azzardo a dire sì, poi dico, ma sono proprio svergognata, non ho neanche pudore di mettermi in pubblico con il mio italiano, però ho detto sì e andiamo avanti. E voglio salutare specialmente al nuovo vescovo Don Ben, che ci conosciamo più che altro di un incontro con l'USMI, e poi ho seguito le Eucaristie celebrate al Divino Amore l'anno scorso, quando il Covid ci teneva ridotte a non celebrare l'Eucaristia neanche le suore in casa. Va bene.
Poi saluto speciale a tanti amici di vecchia data, no? E che ci siamo accompagnati in questo lunga strada e un lungo cammino, no? Dagli anni 90. E a tutte le altre persone che man mano sto conoscendo. Bene. Il tema a me affidato è lavoro su di sé, sui propri giudizi e pregiudizi, e anche una testimonianza sul lavoro in equipe, in rete, anche se diceva parlare sulla spiritualità, che emana, non con quella che andiamo, sino soprattutto con quella che emana, che sorge proprio di questo lavoro. Io mi sono fermata più che altro nel lavoro su di sé, non studio su di sé, no? Sino lavoro su di noi stessi. E attraverso di quello che dirò e di quello che voi penserete, ci troveremo con i nostri giudizi, i nostri pregiudizi. Riflettendo su questo tema, che come ho detto ringrazio, ho visto che possiamo rischiare noi di diventare un po' manichei, nel senso del bene e il male. Come noi ci dedichiamo a fare il bene dove c'è, senza dubbio, tanto male, possiamo tenere la trappola continua del giudizio e del pregiudizio, no? Noi giudichiamo che i mali, i cattivi, sono gli sfruttatori, sono i clienti, sono le ragazze che si lasciano ingannare, alle volte diciamo, pensiamo anche così, e noi come ci dedichiamo a fare il bene siamo i buoni. E questa è la prima cosa che mi sorge parlando dei giudizi e pregiudizi in questo lavoro. Forse quando passerà la pandemia e possiamo organizzare a livello presenziale, faremo dei laboratori, perché non è un tema veramente che va tanto detto telematicamente come stiamo adesso. È un tema proprio di laboratorio. Di laboratorio nel senso specifico di un po' di teoria e tanta pratica, tanta condivisione, mettendo in gioco noi stessi, no? Oggi il laboratorio si dovrà ridurre per accogliere qualche spunto di riflessione, naturalmente non tutte, e di forse anche di autoconoscenza nel nostro essere volontari. Io quello che dico lo faccio partendo dalle mie convinzioni personali, mentali anche, però personali. Personali nel senso che sono dell'esperienza. Io appartengo alla Congregazione delle Suore Adoratrici Ancelle del Santissimo e della Carità, fondata da Santa Micaela nel 1865, con questo scopo. Adorare il Santissimo Sacramento e trattare con benevolenza carità sincera le donne che vogliono uscire dalla vita di scandalo e corruzione in cui sono state intrappolate. Numero uno della Costituzione fondamentale. L'ho lasciato con il testo del 1800, per questo corruzione, scandalo, forse oggi noi, nessuno di noi definisce così a queste ragazze. Però voglio risaltare il valore della finalità della congregazione a cui appartengo, perché trattare con benevolenza e carità sincera. La benevolenza alle volte ci viene quasi con naturale, la carità sincera ci porta di qua, di là e ci tiene tante volte fatte a pezzi per esercitare con loro carità sincera. Che vuol dire no, naturalmente non solo dare delle cose materiali, lo sapete voi bene, sino portare loro alla propria dignità, alla propria identità, no?
E un altro aspetto che io valorizzo molto di questa costituzione fondamentale della congregazione è alle ragazze che vogliono uscire, chiede la volontarietà delle persone. Questo a me mi sembra ottimo, detto nel 1800, no? Della vita di scandalo e corruzione, diciamo della vita che stanno portando avanti, no? La mia esperienza di suora già da tantissimi anni è fatta in fedeltà alla mia congregazione, alla missione specifica della congregazione, no? Ho avuto la fortuna di vivere e realizzare questa missione in Ecuador, Colombia, Spagna e Italia. Modalità diverse di esercitare la prostituzione, dunque modalità diverse di approcciare a queste donne, approcciarsi a queste donne. Conosco bene le case chiuse, incontro con le donne tesserate nei centri di salute pubblica, in America Latina questo è normale, fino al 93, adesso non posso dire. Incontro nelle piazze, ultimamente nelle case di accoglienza, portate dai clienti salvatori, come dicevamo nei lontani anni 90. Penso che, perché siamo di vecchia data in questo, ricorderemo i tempi in cui di qua e di là ha sorto la parola cliente salvatori, senza che nessuno passasse parola a un altro, e tutte dicevamo così. Più tardi, va bene, ho lavorato con donne portate dalla polizia, dalla squadra mobile o delle unità di strada. E che dire, che è cambiato il fenomeno? Certamente voi avete avuto un bellissimo incontro di formazione con Carchedi e si sa che è cambiato il fenomeno, è cambiata la domanda, che però non diminuisce, ha cambiato l'offerta e cambia il profilo delle vittime. Non l'ho detto all'inizio, però lo dico adesso. Questi temi sono stati trattati molto, molto bene, con molta competenza, e non tocca a me parlare di questo. Voglio dire solo che anche se è cambiato il profilo della vittima, resta però una donna che più o meno cosciente si vede dentro dell'esercizio della prostituzione, lasciando dietro le sue radici, passando a sentirsi un corpo fuori di luogo, ad essere merce, a vendersi come tale, come merce, dunque vendendo involontariamente la sua identità, la sua dignità, il suo essere donna. Merce, cosa? Dunque, senza diritti, e sì con il dovere di accontentare la domanda una e tante volte al giorno. Cambia il profilo dell'offerta. Resta sempre una donna ferita nel profondo del suo essere. Cambia la domanda. Io so che questa è incarnata ancora in clienti che in qualunque età e condizione si sentono con la possibilità o la prepotenza di comprare non solo il corpo ma addirittura la povertà della donna per soddisfare momentaneamente una genitalità che solitamente non è stata integrata in una corrispondente evoluzione sessuale. Come dicevamo, oggi comunque non ci tocca parlare del fenomeno né dei suoi componenti. Tocca sì centrare la nostra attenzione su di noi volontari, che sentiamo questa vocazione, questo desiderio, questa volontà di vivere con e per loro. Condividere un pezzo della nostra giornata, delle nostre serate. Volontario vuol dire
secondo un'antica definizione della Caritas nazionale, non so se ancora è valida per la Caritas questa definizione, a me serve ancora. Una persona che ha adempiuto i suoi doveri personali, familiari, professionali e civici, vuole offrire gratuita e liberamente un suo servizio ad altre persone o gruppi che sono nel bisogno. Questa definizione ci aiuta a riconoscere in noi il sì o il no di questa condizione di volontario. E mi permetto, ve lo dico davvero, mi permetto, chiedendovi scusa, perché voi siete i volontari da tanto tempo e sicuramente questa condizione la riempite totale finalmente, però forse anche per quelle che stanno ancora dubitando se sì o no vale la pena fare il volontario, cosa significa, cosa implica, mi permetto di chiarire un po' la definizione, no? E la persona, ognuno di noi, non deve restare nella vita per essere posseduto dalla famiglia, certamente, però non posso abbandonare i miei doveri verso di essa per fare il volontariato. Devo essere un bravo, una brava e competente professionista e non posso mancare al mio dovere e competenza come tale per dedicarmi a fare volontariato. Però la vita è qualche cosa in più della professione, e la professione è la famiglia e altro. E rispetto ai nostri doveri civici, non posso non pagare le tasse e poi fare un generoso volontario. Scusate se è in più questa definizione e questa spiegazione. Mi chiedo scusa davvero, però forse a qualcuno gli serve. Volontari vuol dire che sentiamo la vocazione, il desiderio, la volontà di questo servizio concreto. Condivisione di un pezzo di vita a favore di altri, in questo caso a favore delle donne trafficate o di altri gruppi umani vulnerabili a cui fate il volontariato. Io dalla esperienza propria e di tante persone con cui ho condiviso il servizio posso dire che è genuino il volontariato, si sento attrazione verso, relativa facilità nell'esercizio e soddisfazione posteriore. Ripeto, attrazione verso quel settore, relativa facilità nell'esercizio e soddisfazione posteriore. Tenendo conto che l'attrazione non sia soltanto viscerale, deve implicare altre dimensioni della persona. Non momentanea attrazione, deve durare nel tempo. L'attrazione non deve portare a un superattivismo, a voler far tutto. Però devo sentire attrazione. Anche se costa, no? Perché diciamo non è un'attrazione solo viscerale o solo epidermica. La persona ha altre dimensioni. Relativa facilità nell'esercizio, relativa, non grande, non totale, facilità. È quasi impossibile
lavorando in questo campo così complesso e delicato, che l'esercizio si faccia con facilità. Soprattutto per i nuovi volontari mi permetto di dire che la relativa facilità dell'esercizio lo dà l'esercizio e il tempo. E se troviamo delle difficoltà, forse stiamo nella via giusta, perché non siamo superficiali, e nel toccare una terra così vulnerabile, allo stesso tempo così sacra, non possiamo trovare facilità a priori, no? Neanche dal lungo andare. E sì, mi permetto di dire che facilità nell'esercizio non è nel pensare in queste donne, non è nel proiettare questo servizio, non è facilità nel parlare o testimoniare di esso. Io devo sentire relativa facilità nell'esercizio stesso. Non vogliamo fare psicoanalisi, solamente lascio là queste pinzellate. E anche è caratteristica di un genuino volontario la soddisfazione posteriore. Io volontario devo sperimentare qualche soddisfazione. Di nuovo dico, non viscerale. Soddisfazione per il servizio realizzato, perché credo in esso, al di là dei risultati. Sia perché vedo che serve a qualcuno, oppure, è giusto, perché vedo che serve a me, nella crescita che mi proporziona il toccare con mano tante realtà che in una vita ordinaria, magari senza volontariato, non riesco a toccare con mano. Fra le cose che tocchiamo, le realtà, più che cose che tocchiamo con mano nell'esercizio del volontariato, è cosa è l'essere umano, le sue fragilità, le sue potenzialità. Io ho ringraziato tanto questa missione che svolgo per fedeltà alla congregazione, e io ho ringraziato anche, forse implicitamente più che esplicitamente, alle ragazze, forse anche ai clienti, perché nei tempi dei clienti salvatori tutti abbiamo avuto a che vedere tanto con tanti clienti e abbiamo visto tante lacrime, no? Di loro. Allora anche la fragilità dei clienti abbiamo visto. Però dico, io ringrazio che loro sono state per me come la lente, no, come proprio lente di ingrandimento di cosa sia la realtà umana. Non sono diverse di noi, assolutamente, solo che loro mostrano la sua realtà con una lente di ingrandimento che vuoi o non vuoi, devi capire che questa realtà ti appartiene, è tua. È tua proprio ontologicamente anche. Le circostanze hanno sviluppato di più in loro certe fragilità. Le circostanze familiari, sociali, culturali, eccetera. Però non fanno altro che mostrare chi siamo noi, chi è l'essere umano, quali sono le sue fragilità e anche quali sono le sue potenzialità. In loro abbiamo visto tante volte come se riescono a tirare forza del niente, della massima fragilità, della ferita più grande, riescono a tirare fuori energia. E nel dire che ci permettono di toccare con mano, mi riferisco anche a toccare con mano cosa è questa società,
questa cultura. E mi ricordo la frase di Sant'Agostino, no? Che già in quegli anni descriveva la società e la cultura come una realtà ammalata e inferma, no? Ammalata in quanto toccata del male e inferma in quanto debole dei valori. Questo toccare con mano noi, loro, la società, per forza ti fa a pensare chi sono io, parte integrante di questa società? Che faccio io, parte integrante di questa società? Ripartendo dal lavorare su di sé, sembra opportuno, magari è valido, soffermarci e farci qualche domanda. Però non lo so se già ho fatto tante indirette domande che volete un momento di silenzio, o se vi sembra che andiamo avanti. Vai ancora avanti, Sornieres. Sì. Bene. Allora dicevo che ripartendo dal titolo di lavorare su di sé, possiamo dirci, dopo tanti anni o alcuni anni di volontariato, perché resto ancora qua? A che scopo? Da dove sono arrivato, arrivata a questo servizio concreto? Quale è attualmente la motivazione scatenante? Dico scatenante perché noi sappiamo bene per esperienza, no? Che di solito in una scelta o in una decisione ci sono tante motivazioni, qualcuna molto valida, qualcuna non tanto valida che deve maturare, qualcuna insufficiente, altre devono consolidarsi. È una scoperta che facciamo tutti, no? Che quando facciamo una cosa crediamo che la facciamo solo per, e sono altre motivazioni. Nel Vangelo leggiamo, senza che lo dica come parola di Dio questo che dico, anche i giudei venivano per vedere Gesù e Lazzaro che era risorto. Voglio dire che tutti siamo così, no? Facciamo una cosa per una motivazione evidente e per altre, no? E in questo gioco di motivazioni che senz'altro esistono dentro di noi nel fare il volontariato e nel mantenerci facendo volontariato, dobbiamo vedere qual è la motivazione scatenante, quella che mi lancia, che per forza mi fa farlo. Che significato ha per me essere volontario o volontaria? A chi serve? Mi serve? Quali sono i tre obiettivi principali che ritengo di dover perseguire nel servizio che svolgo? Posso migliorare nel mio essere e stare
Sarebbe tanto come migliorare le motivazioni, le finalità, il modo. Non la intenzione. Va bene, forse anche Dio. Per migliorare questo servizio, anche per mantenermi in esso, cosa vorrei trovare nel gruppo a cui appartengo? Nella unità di strada a cui appartengo, nella cooperativa a cui appartengo, nel gruppo ecclesiale a cui appartengo, nella chiesa. Perché noi non ci soffermeremo molto, no? Però è ovvio che tutti lavoriamo in equipe, che tutti lavoriamo in gruppo, che ormai nessuno, penso, creda in un volontariato fatto da sola in questi ambiti, no? Forse in altri sì. E allora, a questi gruppi a cui appartengono, congregazione religiosa, parrocchia, di questi gruppi a cui appartengo, cosa aspetto? Devono retroalimentare il mio volontariato. Anche le ragazze retroalimentano noi. Però forse la Chiesa, i gruppi parrocchiali, la Caritas, i gruppi di appartenenza ci devono retroalimentare in un modo diverso che lo fanno le ragazze con cui noi svolgiamo. No? Dalla mia esperienza di volontariato ricordo con particolare piacere se fosse possibile tornare indietro nel mio percorso, cosa cambierei? La soddisfazione più grande dell'incontrare queste donne è stata considero che quello che più mi ha arricchito, arricchita, fino adesso in questo servizio è stato quello che apprezzo delle donne con le quali mi trovo è ho sentito qualche volta la necessità di ringraziare esplicitamente loro per il bene che hanno fatto alla mia persona, alla mia vita. Faccio volontariato insieme con altri, abbiamo detto, no? E questo è ovvio, no? Avere scoperto la necessità intrinseca di essere qui, e non solo per ragioni pratiche. Essere in contatto con questa realtà così complessa, così fragile, così cambiante, mi spinge, no? A scoprire il valore e la ricchezza del lavoro con altri.
Sicuramente ho avuto anche, ho ancora l'esperienza di lavorare in rete, aiuta a migliorare, a mitigare il colpo di chi cade, come la rete. Il lavoro in rete mi ha portato anche forse alla certezza che la rete serve a rilanciare in alto chi è caduto o caduta. È una questione pratica la rete, però ha anche un valore intrinseco. Chi cade in una rete, non solo nel circo, mitiga il colpo della caduta. E chi cade in una rete è più facilmente rilanciato in su, che di quello si tratta nel nostro volontariato, rilanciare in su, perché non dubitiamo che le cadute ci sono. Bene, e io ho cercato di fare delle domande per avvicinarci riflessivamente, no? Alla nostra realtà di volontari, alle nostre motivazioni genuine o non tanto, alle nostre finalità, alle esigenze di essere dentro di una terra sacra, alle sfide, alle soddisfazioni e frustrazioni proprie di chi, essendo fragile, entra in relazione con tante altre fragilità e magari entra in relazione con tante altre fragilità che non conosceva e che grazie a loro e grazie al servizio che fa e grazie alla condivisione con i compagni di unità di strada o del gruppo di appartenenza si rende conto di avere queste fragilità. E anche così in chi viene il rilanciamento. Diciamo che normalmente si partecipa ad un incontro per avere tante risposte. Suor Nieves ci ha fatto tante domande, ecco. E tante che se c'è il tempo ancora potrei fare, tante no, però magari qualche altra domanda sì. Comunque, non so che tempo disponiamo, io volevo che vediamo insieme un PowerPoint su Siamo Chiesa, che oltre che domandare dice già assertivamente cosa facciamo e cosa facciamo bene. Se volete prima di proseguire, nel caso che occorra proseguire, e vediamo già come un po' di riposo questo PowerPoint. Sì, dopo... sì. Vai, Sonia. Sì. No.
Sì. Non lo so cosa sia opportuno, Don Ben, se lasciare un spazio a domande o continuare ancora un po'. Io direi proviamo a lasciare un po' di spazio ad eventuali interventi, considerazioni, domande, e magari tra le tante domande anche che sono emerse e che ci hai fatto tu questa sera, ci sono delle risonanze particolari anche da approfondire eventualmente. Ecco, io lascerei un po' lo spazio per uno scambio. Quindi penso che possiamo fare che ognuno interviene liberamente accendendosi il microfono. E
può dare le risposte alle domande, perché no? Io capisco. Allora però riapro che adesso il microfono a tutti quanti. Forse le domande non sono tanto pronte in quanto. Allora ognuno può riattivare il microfono da solo in questo momento. Sì. No, dicevo che forse le domande non sono tanto pronte in quanto che erano sono domande per farsi magari con più tempo, no? Perché sono domande più che di contenuto, domande esistenziali, personali, no? Sì, è vero questo. Che bisognerebbe scendere, bisogna scendere proprio dentro ciascuno di noi per arrivare alla radice delle nostre azioni, perché tra le cose che dicevi, qual è la soddisfazione del mio servizio? Perché faccio quello che faccio? Ma anche il discorso del retroalimentare, ecco, mi colpiva molto questo. Ecco, io ti farei proprio questa tipologia di richiesta, se ci puoi aiutare. Ad un certo punto ci stavi dicendo che anche le ragazze ci retroalimentano, no? Ti vorrei chiedere da questo punto di vista se approfondisci un pochettino questo passaggio. A me a livello spirituale mi cioè lo dico così a bruciapelo, no? Mi retroalimentano in tanto in quanto mi trovo con Gesù incarnato in quella fragilità. In quella situazione di peccato, non pensando alla prostituzione esercitata dalla ragazza, sino in questa situazione di peccato sociale, culturale, che dove stiamo tutte quante noi. È una situazione non è tutto il contrario di idillica, no? O di paradisiaca. È una situazione di peccato dove ci mettiamo. E trovare Gesù là come... In questo senso magari anche il PowerPoint visto, no? Gesù è sceso agli inferi quando è venuto in terra e dopo morto, no? Secondo la parola di Dio. Come troviamo noi a Gesù? Come troviamo noi a Gesù in questa situazione? Perché non vale la pena per me almeno e per noi credenti, fare delle cose che non ci conducono a fare come Gesù, a fare al suo stile, a fare con la sua grinta, a fare con lui, per lui, in loro. Io penso che siamo un po' meno superficiali quando lavoriamo con loro. In questo senso mi retroalimentano. E che mi dicono loro dei valori essenziali che io cerco? Dove me le fanno scoprire che magari io l'ho cercato istintivamente i valori essenziali in una vita organizzata, bella, armonica, tesora, brava? E poi trovi che no, che il Gesù che tu devi vivere, trovare, seguire, sta in questi inferi. Anche a me hanno retroalimentato molto, mostrando la sua natura così crudamente, no? Non hanno niente da perdere, allora si mostrano tale quale sono, no? E sì, per fortuna che deve essere così, no? Trovano un'accettazione incondizionale e allora più facilmente mostrano la natura, i meccanismi, i dinamismi interni tale quale.
A me questo mi serve a livello umano e a livello anche di retroalimentazione, se vuoi, psicologica anche, no? Senz'altro, a me serve molto pensare che dove sono state loro a monte, no? Di venire in Italia, di stare in prostituzione, e dove stanno e le troviamo noi, sono situazioni così, così diverse e peggio delle situazioni di vita che uno ha vissuto, che non si permette più di lamentarsi per una incomprensione, per un scontronazzo nella relazione o per un male dei denti. Scusate la banalità. Poi il fatto di vedere che le situazioni proprio, ecco, le persone ferite, veramente ferite, scaturisce non so che tipo di energia o di vitalità che di solito tu non l'hai avuto, e loro ti mostrano che si può risorgere da qualunque situazione, te lo mostrano non grandemente, un passo alla volta, piccoli passi, però te, se osservi singolarmente e con cautela, vedi i piccoli passi di resurrezione, no? Io veramente, vivendo con loro, non credo più in una resurrezione di colpo, no? Credo nella resurrezione poco a poco, progressivamente, no? Va bene, ci saranno casi di resurrezione di colpo, no? Non lo posso neanche negare. Ci sono grandi conversioni che hanno mostrato che la morte e la vita sono state insieme, no? Però, sì, a me mi ridimensionano anche molto, forse anche nel linguaggio, lo dico da suora, no? Perché almeno io penso essere una suora normale come tutte, e di solito partiamo in quarta nel vocabolario, no? Diciamo delle cose così sublime, così grandi, che appartengono ai desideri, no? Senz'altro appartengono ai desideri, no? Non sono bugie, quello che diciamo. Però sono così lontane, forse poi, della realtà, no? Dico ad esempio, io mi curo bene di dire sono sorelle, anche se lo so che sono sorelle, e lo credo e voglio che sia così, però da una volta che mi ho fatto un esame molto serio, davvero sono per me sorelle? Io vorrei che questa si sposasse a mio fratello, e ho trovato che non volevo che nessuna di quelle meravigliose con cui mi trovavo bene sposasse un mio fratello. Allora dico, dove rimane che sono sorelle? Per dire, forse non è facile capire la mia esperienza che ho fatto con questo, no? Però sì, mi ridimensiona il linguaggio che alle volte usiamo, sempre grandioso, sempre sublime, sempre consolante, e quando ti metti sul serio a analizzare te stesso, no? Io ho messo in pubblico, sì, questa esperienza di sorelle, perché ho detto, sorelle sì, le voglio bene, le accetto, faccio per lei quello che vuole. Però è stato un colpo per me pensare, le vorresti moglie di un tuo fratello, no? E questo sì, mi ha lasciato scioccata veramente, no? E cioè, non è che voglio raccontare qua tante aneddote, però in questa linea per me vanno il retroalimentarmi. In quanto che mi collocano, mi situano nella mia realtà e mi danno conforto per andare avanti e mi fanno, tante volte anche mi hanno fatto incontrarmi quasi così come rapidamente con Gesù, in situazioni che erano come molto difficili di che fare, come seguire.
come continuare in colloquio con questa persona che sta dicendo: io torno, mi dispiace, vi voglio bene, però mi torno alla strada. E questo a me è successo più di una volta, sapendo però, e è vero che stavano bene in comunità, e che ti dicano: no, però io torno alla strada, e ti senti così impotente che per forza dici: guarda Gesù, che sono tue, mica sono mie, vediamo che fai. Cioè, questi rapidi aggrapparti a Gesù, quasi arrebatando il miracolo, no? Anche se non è la via più normale di relazionarti con Gesù per chiedere dei miracoli. Però tanti colloqui individuali con loro mi hanno messo proprio... Sì, in una retroalimentazione continua a livello psicologico e a livello spirituale. E non dico va bene che queste situazioni te portano a pregare per loro con intensità, non così dicendo solamente il nome Signore te le presento, sino pregare detenutamente per ognuna di loro, chiedere a altre persone che preghino. Insomma, io direi che almeno mi danno la possibilità di essere meno superficiali. Grazie. Cara Nieve, io ti ringrazio tanto lo che tu hai detto, ci hai detto a tutti. Ti ringrazio perché per prima cosa che hai sentito che usciva tutto del tuo cuore, della tua esperienza. Hai parlato con questa sapienza. Te lo ringrazio. A me mi ha colpito un po' questo di pensare nella nostra identità di volontari. Tutte queste domande che hai fatto ti fa pensare che è importante riconoscere qual è la nostra identità di volontari. E mi è piaciuto questa spiegazione che hai fatto, che siamo un cumulo di fragilità, ogni di noi, che condividiamo con altri la fragilità. Io penso che è un buon cammino questo di riflessione, di pensare che sì, stiamo pieni di fragilità, noi non siamo valenti che cambiamo tutto, siamo persone che dobbiamo fare... posarci di ginocchio davanti a Dio e davanti a queste persone che sono l'inviato di Dio, perché noi condividiamo con lei le proprie fragilità. Ti ringrazio tanto, Nieve. E mi sento con necessità di dire che le molte domande non portino, per carità, non portino a pessimismo o a che uno si senta incapace di fare il volontario. Penso che è una ricchezza, una risorsa grandissima della Chiesa, e che in questa società, come dicevamo prima, ammalata, inferma, ha bisogno di tanti, ha bisogno di volontari. E perciò va vagliato chi è il volontario, vagliato bene, e magari, ecco, incoraggiato. Non vorrei portare al pessimismo o a che nessuno si tira indietro, no, come la parola di Dio della Domenica, no, non tirarci indietro, anzi, incoraggiarci a vicenda, farlo bene, però dandoci forza a vicenda, e dandoci forza a vicenda
e accettando anche, come dicevo, la forza che ci viene da loro e che ci viene senz'altro dal Signore, perché noi credenti sappiamo di essere in questo perché abbiamo sentito una qualche chiamata, una qualche vocazione, una volontà. Dunque il Signore sta dietro di questo. Non ci può mettere in questo ballo e non darci la piattaforma per ballare. Certo, certo. Torneves, c'è Simonetta che ha scritto in chat, leggo questo messaggio. L'esperienza che lei ci dona oggi e ci racconta è molto importante, ci fa guardare dentro proprio per capire fino a che punto siamo disposti a metterci a disposizione degli altri, delle persone che hanno bisogno e che soffrono. Potrebbe raccontarci un episodio che l'ha colpita in modo particolare, che è riuscita a salvare dalla strada, dalla droga, eccetera? Cioè, ci potrebbe raccontare, a proposito di non voglio scoraggiare, ma raccontarci anche un episodio anche a mo' di testimonianza, ecco, di esperienza sua. Va bene, possono essere le diverse ragazze che dopo, va bene, negli anni 94, 95, 96, ho vissuto con loro in comunità di accoglienza e ancora oggigiorno, passando tutti questi anni, ci manteniamo in una relazione molto, non solo carina, sino anche profonda. E sono persone che sono riuscite a sistemarsi nella vita. C'è una, ad esempio, che è mediatrice culturale, va bene, coordina le mediatrici culturali di una provincia d'Italia. Ci stanno altre che sono infermiere. C'è chi si è sistemato anche a livello di famiglia, di coppia, che ha dei figli. Sono non tutte, però sì molte ragazze accolte in comunità che oggi stanno bene e continuano in relazione con noi. Ci sono specialmente due, direi, che a me hanno fatto soffrire e dato da fare, e arrivato un certo momento mi sembrava che solo facevano che male in comunità e le ho detto di andarsene. E mi ha costato molto, però mi sono arriesgata a dire andatene. Se non volete stare qua, andatene, andate. E forse, va bene, c'era un cliente Salvatore in cui io confidavo e sapevo che quella sarebbe andata dal cliente e lui non l'avrebbe lasciato tornare dalla strada. E forse per questo mi sono saldata a dire andatene, no? E anche per questo di che devono essere volontari a voler uscire. Comunque, ragazze che sono state molto difficili, che mi ha costato molto anche la sua relazione in comunità in certi momenti, e oggi magari sono di quelle più che stanno sistemate meglio, sono tornate in comunità, una in un tempo, una dopo un anno, e si mantengono bene. E i suoi messaggi veramente fanno gioire, veramente. Sì, sì, ci sono casi. E anche credo che tante altre che, delle quali non so niente, però so che qualche cosa le è rimasto dentro, no? Ho il caso di una ragazza che noi, la comunità che di Bergamo, che ho aperto io, l'abbiamo chiamato Kairos, no? In quanto momento opportuno, non volevamo che la comunità fosse molto tempo, però sì, il momento opportuno, va bene. E un giorno, stando in comunità, e poi rispondono i fatti di dopo anche, dice: guarda, oggi ho scoperto che anche la strada per me è stato un Kairos, perché senza il Kairos della strada io non avrei mai conosciuto voi, né avrei mai conosciuto tante cose buone che mi serviranno per tutta la vita.
Non lo so se ho soddisfatta, Simonetta, la tua richiesta. Grazie, invece sì, tanto. Grazie tanto, Suor Nives. Sì. Non so se mi sente. Sì, sì. Grazie. Sì, sì, sì. Sentite detto questo però. Si può parlare? Non sentiamo niente. Vai, vai Clementina. Vado? Io voglio ringraziare Suor Nives perché abbiamo fatto tanti viaggetti insieme sul trenino. E oggi la sto scoprendo in un altro modo, cioè approfondendo quello che le piccole esperienze che abbiamo fatto insieme al CPS, a Ponte Galeria, a contatto con queste donne che vedevamo il sabato pomeriggio. E la cosa che mi ha sempre stupito, diciamo, no? Che poi mi faceva ritornare alle mie sensazioni, era vedere quando veniva qualcuno di estraneo al nostro gruppo e rimaneva così stupito nel vedere l'approccio o la vicinanza a queste donne di varia estrazione, di varia nazionalità, chiuse lì dentro per varie motivazioni, ma molte erano ragazze della tratta, ragazze di questo tipo di problematiche, no? Suor Nives, se sbaglio mi correggi. No, era così. Era così. Così. Allora, la difficoltà, perché per me, per esempio, era ogni volta un riscoprire un pezzo di me, no? Per capire come affrontare questo mondo, perché ho sempre voluto avvicinarlo a questo mondo, ma a parte non mi è stato possibile per vari anni, ero fuori, però anche dopo non sapere come affrontarlo. Quindi torno un po' a quello che dici tu, un'attrazione in qualche modo viscerale, ma senza avere forse gli strumenti, dovendo tirar fuori da me quello che il mio desiderio di avvicinarle poteva darmi, cosa. Quindi voglio dire, avere vicino persone come Suor Nives e altre che erano lì, tipo Suor Eugenia, perché il gruppo era quello, qui c'è anche qualcun altro che ho visto, Suor Micaela, eccetera, era una scuola, perché in qualche modo non era solo affrontare il loro mondo, adattarsi, perché come diceva Suor Nives, ti vengono davanti come sono, tu non sei preparata, quindi devi un attimo rimani così, devi rifare il punto con te stessa prima di poter dare qualcosa, almeno penso, o forse in questo stupore, in questa incapacità, qualche cosa comunque passa, perché loro si sentivano molto a loro agio, interagivano con noi molto bene per quel poco tempo che stavamo insieme. Parlo al passato perché adesso sono tutti chiusi questi centri, e quindi non ci stiamo andando, ma rimane comunque quello che sta dicendo Suor Nives, capire perché lo fai, che cosa dai, che cosa ti danno, che cosa ricevi. E in questo c'è tutto un lavoro, io credo che aiuta a mettere se stessi al posto, boh, non so se è giusto, ma comunque a capire le motivazioni per cui lo fai e boh, gli effetti poi. Io non lo so, penso che li dobbiamo lasciare al Signore di lavorare tramite anche queste nostre piccole azioni, tutte queste nostre incertezze, incapacità, però la voglia
la voglia di fare. Quindi grazie, Sor Neves, ti ringrazio e sono contenta di averti sentito. Buonasera. Vai Maria Teresa. Io sono Maria Teresa. E allora vorrei dire che ho in cosa di molto interessante. E in effetti sto scoprendo un mondo per me completamente sconosciuto. Non perché non sapessi della prostituzione, dei bambini, ci mancherebbe. Però non ne ho mai sentito parlare così profondamente, dettagliatamente. È proprio veramente qualcosa di sconvolgente. Io facevo volontariato nella nostra parrocchia, e però con il Covid purtroppo è tutto fermo. Ho fatto diverse cose e sento che il Signore mi sta chiedendo qualcos'altro, ma non riesco a trovare la mia strada, non riesco a capire che cosa mi sta preparando. Chissà, forse vuole questo, forse vuole che mi avvicini a questo mondo per me che mi spaventa, perché in realtà avendo avuto una vita normale e non ho mai avuto opportunità di conoscere ragazzi e bambini in queste situazioni, la cosa mi spaventa, però so che lui mi sta chiedendo qualcos'altro. Spero che a fine, quando sarà tutto finito, avrò capito qualcosa. Se quantomeno mi sta dicendo buttati o no, non è la tua strada. Grazie, Sor Nives, veramente è stata molto molto incisiva. Io ho scritto tutte le domande perché poi mi aiuteranno moltissimo a capire qualcosa. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io tirerei anche le conclusioni in qualche modo, ecco. Non so se tu, Sor Nieves, vuoi aggiungere qualcos'altro. Io, dato che siamo nella Settimana Santa, voglio lasciare per chi serve una visione credente, secondo la parola di Dio, di chi sono loro, per trovarci in questa Settimana Santa con loro e credo che più facilmente con Gesù, il Gesù che contempliamo in questi giorni. E secondo la parola, loro sono le ultime nella società e prime nel regno, no? Sono un popolo sofferente. Ezechiele 34, 8, i per che seguono. Conoscono il male grave dell'esclusione, del rifiuto, della perdita dell'identità, eccetera. La società alle volte le chiama tutto il contrario, ragazze del vizio, della vita allegra, si diceva una volta, però loro dicono questo è un vero inferno, no? Oltre che popolo sofferente, sono un popolo sofferente, perciò amato da Dio. Di nuovo Ezechiele 34,8. Passaggi della che in questi giorni la troveremo nelle letture della Settimana Santa. Un popolo sofferente e vittima. Isaia 53,3,5. Vittime, noi sappiamo, non ripeto, di che sono vittime. Però un popolo chiamato a rinascere. Vediamo in Giovanni 3.
Gesù dice, se non nasci di nuovo, sarà possibile nascere di nuovo a 34, 18, 26 anni? Sarà possibile dopo dei 4, 5, un anno nella prostituzione tornare a vivere? Gesù dice, se credi vedrai cose ancora più grandi, più meravigliose. E in Osea leggiamo, più forte della prostituzione è l'amore. Come conclusione lascio questa vita nuova. Esse la desiderano, la chiedono. Questo è il momento nostro per intervenire. Quando vogliono rinascere, pur con un desiderio titubante o interessato. La strada deve essere sostituita con la nostra collaborazione per un percorso di ritrovamento di sé, di fiducia, di rinascita. Questa rinascita è aiutata dal loro desiderio di Dio, perché desiderano un amore gratuito. E desiderare un amore gratuito è desiderare Dio. Allora, coraggio a tutti noi che siamo stati chiamati e messi in condizione di collaborare alla nostra e loro rinascita. Auguri, buona Pasqua, buona Settimana Santa. Ringraziando anche ecco, le possibilità che abbiamo avuto di vivere da cristiani e di continuare a vivere da cristiani insieme con loro. Buona Pasqua a tutti. Grazie Nieves. Grazie anche per allora, te e per tutti. Chiudo con questo tipo di parola. Bonhoeffer diceva che un essere umano è capace di fare pochissimi gesti non ambigui nella sua vita. Ambigui in senso di ambivalenti, cercare se stesso e avere anche una motivazione prettamente evangelica. Sor Nieves questa sera ci ha fatto tante domande a scendere dentro di noi, a dire ma perché fai quello che fai? Stai cercando te stesso, stai cercando di aiutare le persone, mentre poi di sfondo di tutto il suo intervento è se vuoi stare accanto alle persone, a queste persone, hai un approccio mistico a portare Gesù e a incontrare Gesù o non reggi. Ecco, forse questo è uno dei frutti più belli di cui anche ti ringrazio, la necessità di avere un approccio mistico a cercare il Signore e desiderare di incontrarlo e di servirlo. Anche quando poi le cose che facciamo magari non sono del tutto chiare, del tutto motivate e lentamente impariamo ad incontrare anche noi il Signore attraverso le stesse persone, le stesse ragazze che incontriamo. Quindi grazie Sor Nieves, grazie a tutti quanti e l'augurio che ci ha fatto direttamente lei per la buona Pasqua la estendiamo a tutti noi e a tutte le persone che conosciamo. Grazie e buona serata.